Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi potrebbe essere questo il video del mese di Fortnite. Allora ragazzi, diciamoci un pochettino la verità. È vero che siamo tutti qui che stiamo aspettando il parco giochi, la nuova modalità, quella che dovrebbe un po' stravolgere gli schemi di Fortnite o perlomeno quelli che siamo abituati noi a vedere, ma in realtà la vera domanda che da mesi tutti noi ci stiamo ponendo è: ma allora, Fortnite su Android c'è una data di uscita? Quando esce Fortnite su Android? Ce lo stanno dicendo da quando è uscito il, non ricordo che giorno fosse di marzo, Fortnite su iOS. Sono passati mesi e ancora non è stato rilasciato nessun comunicato ufficiale. Almeno fino a qualche ora fa, ragazzi. Sì, ragazzi, sì, perché qualche ora fa c'è stato un signore che ha postato sul forum ufficiale di Epic Games. Il signore è questo qui, ragazzi. E voi dite, urca vacca, chi è il barbuto qua, nel senso? Il barbuto qui, amici miei, è il signor Ryan Brosker, che ovviamente non vi dice niente, alias Magist, quindi il nome che utilizza lui nei forum. Il signor Magist è il community coordinator di Epic Games, quindi in poche parole è quello che non fa niente, quello che sta lì seduto sulla sedia e coordina tutto lo staff di Epic Games, partendo da quelli che fanno la grafica, a quelli che gestiscono le problematiche, a quelli che hanno le idee. Insomma, lui è il braccio destro, in poche parole, dei capoccioni di Epic Games. Il signor Ryan Brosker si è un po' esposto qualche ora fa, si è un po' esposto particolarmente, perché in un post pubblicato sul sito, sul forum ufficiale di Epic Games, lui ha risposto a un innumerevole numero di gente che stava di nuovo continuando a dire: ma porco Giuda, parco giochi invece non c'è Android, fate gli aggiornamenti anche su Salva il Mondo invece non c'è Android, lo fate uscire su Switch e invece non c'è Android. Lui risponde con tre righe secche. E le tre righe secche, ragazzi, sono queste qua. No, non le vedete. Sono queste qua. Posted by Magist 16 ore fa, più o meno. Fortnite è ora su Android. Ve lo leggo in inglese. We fix a lot of bugs. We have introduced new skins. And don't forget, we have a game on PC, a game on iOS, and sure PVE. Release date 12 Giuli, don't ask anymore. Lui dice in poche parole, in tre righe secche, anche abbastanza arrabbiato, dobbiamo pensare al suo tono. Fortnite è arrivato su Android, quindi ce l'abbiamo su Android, è pronto. Abbiamo dovuto fixare un sacco di bugs ed è vero, perché già l'avevano detto un po' di tempo fa che il problema principale che avevano nel rilasciare Fortnite su Android è appunto tutti i bug annessi e connessi che potrebbero essere sfruttati da eventuali hacker o lamer per entrare nei nostri dispositivi. Vi ricordo ragazzi che Android ha molti più buchi per poterci entrare rispetto ai sistemi operativi di iOS, quindi devono andarci un po' con i guanti. Abbiamo introdotto nuove skins, questo è quasi ovvio, nel senso ogni 2 settimane ci sbattono dentro 6 skin e badan giù gli euro come se fossero il riso lanciati agli sposi. E non dimenticatevi, ragazzi, lui dice che noi abbiamo un gioco sul PC, quindi Fortnite. Ovviamente lui dice su PC, intende anche su console, ma tanto quando aggiornano sul PC aggiornano anche su console. Un gioco su iOS, quindi noi abbiamo anche la versione mobile di già, e ovviamente il PVE. Quindi lui gli dice:
è inutile che continuate a infervorarvi, cioè venite qua voi a lavorare al posto nostro, nel senso, ma magari, direi io, come si dice, noi più di così non possiamo fare. E sotto, cattivo proprio, ci sbatte una scritta, 5 parole, release date 12 luglio, data di uscita 12 luglio, non chiedete altro, grande così, in caps lock, in modo da zittire tutti gli animi. Questa, ragazzi, è una notizia molto importante, è una notizia che forse io sto anche dando con una certa leggerezza, ma qui si parla che il coordinatore di Epic Games ha dato una data di uscita ufficiale di Fortnite Android. Probabilmente appena se ne accorgeranno tutti, e esploderà questa notizia, ed è veramente una cosa incredibile. Ringrazio ovviamente il nostro Marco, il mio Marco, per avermi fatto notare questa cosa. Lui ci sta dietro nei forum di Epic Games e mi ha detto: guarda che qua hanno detto che c'è la data ufficiale di Android, l'hanno scritto proprio così a secco, diciamo. Quindi grazie davvero di cuore per avermelo detto. Ragazzi, io lascio a voi i vostri commenti qui sotto. Sembra che la data ufficiale di Android sia finalmente stata rivelata. Noi ci auguriamo tutti che il signor Ryan signor Ryan Brosecker abbia detto la verità e non abbia buttato lì una data a caso, anche perché non avrebbe molto senso, sta parlando sul forum ufficiale di Epic Games. Quindi 1 milione di like per questo video, anche io non ci sto credendo a farvi questo video, non ci sto credendo, 1 milione di like a questo video, ragazzi, mi raccomando, commentatelo qui sotto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live, oggi arriva anche il parco giochi, ciao!